Apple ha appena tenuto un evento per annunciare i nuovi MacBook Pro, con una sorpresa alla fine davvero inaspettata. L'intero evento è stato girato con un iPhone 15. In seguito hanno rilasciato anche questo video di backstage che credo sia interessante analizzare assieme per imparare qualcosa su come grandi produzioni interpretano l'uso dello smartphone per riprese professionali. Iniziamo da questa schermata perché si ha una visione piuttosto chiara di come hanno montato l'iPhone per usarlo sul set. Innanzitutto possiamo vedere che l'iPhone 15 Pro Max è montato su un cage, una gabbia, e questa è prodotta da Beescript. Il cage è indispensabile per poterlo usare professionalmente perché dà diversi punti di montaggio per altre attrezzature che, come vedremo in questo caso, sono molte. Vorrei affrontare subito un punto chiave. Ho letto molte discussioni, specialmente su Twitter, riguardo al fatto che il claim di Apple fosse fuorviante. Cioè, secondo alcuni dire girato con iPhone è in qualche modo ingannevole, perché ovviamente è necessario tutto questo equipaggiamento extra e team di professionisti. La mia opinione è che vedere questo dietro le quinte ci permette effettivamente di avere una visione su cosa rende un video cinematografico. E sapete cosa? La telecamera è solo una piccola parte. Vediamo subito una cosa: l'ingrediente chiave per poter usare un iPhone in un contesto professionale oggi è la presa USB-C. Questo è il motivo principale per cui non si poteva usare l'iPhone 14, e ne ho parlato nella mia recensione di iPhone 15 Pro Max. Se osserviamo qui come è montato lo smartphone, vediamo che su iPhone entra una sola presa USB-C, ovviamente. Ma questa presa deve portare fuori sia i dati, perché il salvataggio dei video in formato ProRes avviene su dischi esterni, sia il segnale video che viene poi duplicato su vari monitor. E giustamente, gran parte di tutto questo è distribuzione di energia, perché l'iPhone può alimentare un SSD esterno, ma non può contemporaneamente portare fuori il segnale e alimentare un SSD esterno. Quindi questo che vedete qui è un bank di batteria Anton Bauer e sta semplicemente distribuendo elettricità a cose come ad esempio lo splitter, così che l'iPhone possa inviare il segnale ad altri monitor. Ecco qui un clip invece dove vediamo effettivamente come è montato. Nelle USB-C c'è un adattatore, un L bracket, una presa L, con un cavo Thunderbolt. Per chi volesse impostare una cosa così, tipo uscita video su monitor esterno, magari un microfono esterno USB-C e il salvataggio dei ProRes su un disco esterno, bisogna assicurarsi che il cavo usato possa garantire abbastanza banda, sia in termini di dati che di potenza, per supportare questo tipo di configurazione. Ecco una vista del retro della camera, dove si può vedere la batteria che è collegata direttamente a un trasmettitore wireless, per mandare il segnale video a un ricevitore che darà poi il segnale a dei monitor. Queste antenne servono appunto per trasmettere il segnale video, e poi con questa batteria probabilmente stanno alimentando individualmente ogni componente, così che l'alimentazione non la deve fare il telefono. E infine poi tutti questi aggeggi di metallo credo siano niente di più che dei pesi, perché tipicamente questi mount e queste gru sono progettate per camere cinema molto più pesanti di un piccolo iPhone, che deve quindi essere bilanciato per poter essere usato correttamente. Poi l'altra componente importante di questa produzione è che con iPhone 15 Pro e Pro Max puoi registrare in Apple Log in formato ProRes. Anche di Apple Log ho parlato già in video precedenti, che linko in descrizione, ma sostanzialmente questo formato permette di riprendere bypassando tutti gli algoritmi di sharpening che di solito vengono applicati a riprese da smartphone. I formati log sono degli standard che permettono di recuperare più gamma dinamica, più dynamic range e più informazioni di colore da un'immagine. È un po' come scattare in RAW con delle macchine fotografiche, anche se tecnicamente non è proprio così, ma non vorrei divagare. In ogni caso, dal ProRes log hai molta più flessibilità di lavorare sulle clip in post-produzione. E infatti nel video si vede come utilizzino DaVinci Resolve per colorare le riprese da iPhone, con lo stesso identico processo che si utilizza per riprese da camere cinematografiche come Arri o Red. Prendiamo questo clip che è un esempio interessante. Questo è il classico soggiorno Apple tipo modello IKEA, dove si vede la camera che si muove su un carrello. Per riprendere in questo modo dobbiamo usare sicuramente molta più luce di quella visibile nella ripresa. Le due luci che vedete nel soggiorno sono chiamate Practical Lights o Motivational Lights e non servono per illuminare la scena, ma solo per dare l'idea che siamo in un soggiorno con luce artificiale, un po' come questa luce qui dietro. Se ci fossero solo le Practical Lights non sarebbero sufficienti a illuminare la scena così come la vediamo. Le luci che vengono usate sono molto più potenti e vengono da questa direzione, e soprattutto non sono usate direttamente, ma hanno dei diffusori che le rendono più morbide. Con un budget minimo e un po' di esperienza si può illuminare questa scena in un modo più o meno simile a questo. Noti inoltre che qui fuori ci sono sicuramente altre luci che bilanciano la luce proveniente da fuori. Quello che sicuramente è difficile ottenere con budget limitati è questo tipo di ripresa.
un'illuminazione in esterna a giorno quasi. Qui vedete Tim Cook che è illuminato da probabilmente 4 Arri Sky Panel e ciascuno di questi costa tipo così. In più, da questo altro punto di vista, si vede come ci sia questa luce molto molto diffusa, tipo cloud, che illumina da sopra. Questo perché il principale problema di riprendere con l'iPhone, anche e direi soprattutto in ProRes Log, è la necessità di tanta, tanta luce. Se vuoi riprendere la sera e avere un risultato decente, devi proprio illuminare a giorno. E illuminare a giorno, aree estese come questa, è costoso. Quindi piano piano stiamo vedendo come la qualità di queste riprese cinematografiche in produzioni come questa è legata sia al fatto di avere un'illuminazione adatta, sia dall'altra di avere un numero di persone sul set che gestiscano e seguano dettagli come appunto l'illuminazione. Un'altra cosa che ho notato, e questa è sicuramente una nota interessante, è che in queste riprese per Apple non viene utilizzato l'iPhone 15 con l'app camera di Apple, ma l'app che viene utilizzata per le riprese è la Blackmagic Camera App, di cui ho fatto un tutorial che trovate in descrizione. Questo perché questa applicazione ci permette di mantenere bloccato l'ISO, la temperatura del colore, il tint e i tempi, in modo da mantenere la coerenza tra una ripresa e l'altra. Infatti vediamo ad esempio che girano a 180 gradi, il che significa che vogliono giustamente ottenere un motion blur cinematografico. Usano l'ISO al minimo e qui è interessante perché ultimamente ho visto suggerire di usare ISO a 1250 per avere il massimo della dynamic range. Strano, no? Ma su questa cosa vorrei investigare. Girano a 29 fotogrammi al secondo e io qui ad esempio avrei girato tutto a 24, che ti avrebbe anche consentito di avere più luce sul sensore. Le riprese con il drone invece le hanno girate a 59 fotogrammi al secondo, ovviamente per potersi giocare delle rampe di slow motion durante il montaggio. E poi non ho mai visto una ripresa in cui non abbiano usato il 24 mm che è la lente della camera principale. E questo ha senso perché è di gran lunga la camera con la miglior qualità, anche nell'iPhone 15. E sicuramente è anche la camera che si comporta meglio con poca luce. Ho visto qualcuno che suggeriva che hanno utilizzato delle lenti aggiuntive, ma secondo me proprio no. Inoltre le lenti aggiuntive non migliorano la qualità dell'immagine, al massimo ti possono dare un po' più di campo o profondità di campo. E in retrospettiva, effettivamente, le riprese dove si vede tutto lo sfondo a fuoco, come queste ad esempio, sono proprio quelle dove si intuisce di più che il tutto è girato su uno smartphone. Se avessero utilizzato le solite camere, allora sì, probabilmente le riprese sarebbero state più morbide, con un fuori fuoco più accentuato. Qui vediamo che stanno registrando anche su questa pila di hard disk che sono dei Lazy. Anche qui questi dischi non sono necessariamente un'attrezzatura costosa. Quando compriamo un SSD dobbiamo solo verificare che la velocità di scrittura sia sufficientemente alta da supportare il bitrate dei ProRes, che al massimo per il ProRes 422 HQ 4K a 60 fotogrammi al secondo è di 1768 megabit al secondo, che sono circa 200 megabyte al secondo. Il disco deve quindi essere in grado di scrivere almeno a quella velocità. Ci sono diverse gimbal nelle riprese utilizzate e mi sembrano tutte della DJI. Se non sbaglio c'è l'R2 e l'RS3. È tutta attrezzatura che serve per stabilizzare le riprese, perché come abbiamo visto nel video precedente l'iPhone 15 ha sì un'ottima stabilizzazione, ma genera degli artefatti nel video finale che non sono sempre piacevoli. Poi è interessante vedere come in queste interviste lasciano intendere che il montaggio viene fatto con Premiere di Adobe, mentre la Color ovviamente in DaVinci. Strano si utilizzi ancora questo workflow, cioè montare in Premiere e poi colorare in DaVinci. Lo facevo io 7-8 anni fa, quando DaVinci era solo per la Color e bisognava andare giù di XML per esportare da un programma e importare i clip nell'altro. Secondo me è più efficiente ovviamente montare e colorare tutto in DaVinci. Forse vogliono far vedere anche Premiere perché Adobe è un partner importante di Apple, vai a sapere. Quello che è sicuro è che Final Cut, il programma di montaggio di Apple, non viene nemmeno citato. Comunque, alla fine della fiera, come abbiamo visto, ciò che dà qualità ad un evento come questo non è solo la camera, ma tutto il contesto in cui la camera opera, ossia il set, le luci, i programmi utilizzati e le decine di persone, professionisti, artisti che ci girano attorno. E tutto questo servirebbe lo stesso anche girando con camere cinema. Quindi, secondo me, è interessantissimo vedere come si possa raggiungere quella qualità lì oggi usando solo il telefono.
Quindi, anche se non si ha accesso allo stesso team, allo stesso equipaggiamento di Apple, oggi si può veramente raggiungere una qualità commerciale o almeno abbastanza buona per gestire un bellissimo canale YouTube solo con il telefonino. Ho alcuni video che mostrano come farlo, quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!